Buongiorno, benvenuti al videoforum di Repubblica TV. L'ospite di oggi è Francesco Storace, il segretario della destra. Buongiorno, benvenuto. Grazie per l'invito. E la prima domanda arriva da Agnese Angeli, che dice: cosa pensa delle primarie del centrodestra? C'è un grande affollamento, una squadra di calcio, sono in 11, però sono tutti del PDL e lei si era lamentato del fatto che non fossero di coalizione. È dispiaciuto di non essere della partita. Io ne ho scritto in vari articoli sul mio quotidiano online, sul Giornale d'Italia. Ho spiegato perché le considero primarie tristi se restano con le regole che Alfano ha voluto. Ma primarie tristi perché si rinuncia a priori a definire il perimetro di una coalizione e alla possibilità di mettere in discussione contenuti anche scomodi. Sono vietate agli estranei, diciamo, queste candidature e rischiano di apparire poco serie. Ora, forse qualche bollicina la può determinare la candidatura della Meloni, vedremo un po' che Io dirà. stamattina ho letto che lei ha fatto una specie di endorsement per la Meloni. No, io ho detto che insomma, è l'unica che dà un tratto di interesse a una forza politica come la nostra. Voglio sentirla però, voglio capire cosa dirà sulla sovranità, sul Monti bis, se confermerà quello che ho sentito con le mie orecchie a Milano, sulla legge elettorale. Cioè, sulle questioni che riguardano i diritti dei cittadini rispetto ai privilegi dei poteri forti, vedo posizioni molto simili che possono far pensare a un percorso di comune interesse, però insomma è presto ancora. Poi diciamo, il tempo si incaricherà di dire se è una questione che ci può interessare o meno. La Meloni è l'ultima con cui lei in qualche modo mantiene un rapporto con la vecchia guardia di AN. Lei ha rotto con Fini, ha rotto con Gasparri, ha rotto con Alemanno. Beh, non so, diciamo. Come Fini è mai l'unico questa col affinità con la quale, Meloni? diciamo, è impossibile il dialogo, ma credo che al funerale di Rauti si sia celebrato anche quello politico suo. Non c'è più una presenza di Fini nel futuro della destra italiana negli anni a venire. Lo si è visto dalla reazione spontanea delle persone che stavano al funerale, quello mi ha colpito. Con la Lei l'aveva quale. definito una volta un maiale, si pente di questa uscita? Allora, in un comizio ci può essere una battuta, però insomma il tradimento l'ha fatto nei confronti della destra, è stata una manovra sporca contro la destra, ecco, quello era il profumo di ghiande c'era lì, insomma. Però non voglio arrivare all'offesa personale, si tratta semplicemente dei giudizi politici. E su con Alemanno, la russa, questi non è che ho rotto rapporti, diciamo non la penso politicamente come loro, credo che per 30 anni tutti insieme siamo stati appresso a Fini. Questa è la verità, non si può negare, ma pensavamo che Fini fosse una cosa diversa da quella che abbiamo scoperto. Diciamo c'è stata un'insaputa collettivo, ecco. Poi per 20 anni il dibattito interno della destra italiana è stato tra Berluscones e anti-Berluscones. Io stavo da quest'altra parte. Adesso vedo questi XN Dalla che parte di. da parte di non berlusconiani, Però lei ha diciamo, avuto sempre ottimi rapporti non con c'è dubbio, Berlusconi, di no? stima, di Lo stima. stima. Io volevo, erano gli anni in cui volevo Berlusconi a Palazzo Chigi, ma ci doveva arrivare con la nostra bandiera a fianco. Non ho mai condiviso la scelta del partito che si scioglieva in quello di Berlusconi. Rispetto ma distinti. E credo che sarebbe stata la cosa migliore, l'abbiamo visto anche nelle vicende ultime del PDL. Hanno fatto per 20 anni appresso a Berlusconi, adesso minaccia di uscire da PDL se Berlusconi torna a comandare. È insomma buffa sta roba, diciamo, sono appiattimento su Alfano. Ho stima per Alfano, ma non è un uomo di destra e credo che querelerebbe chiunque glielo dice, insomma. Beh, Quindi la Meloni è una speranza. Giorgia ha delle qualità, sono in dubbio. Io giovedì prossimo ho convocato l'ufficio politico del mio partito per cominciare a capire che atteggiamento tenere. Ne discuteremo laicamente, è chiaro che non sono cose che decide uno, si tratta di parlarne. Verificare se c'è una prospettiva di spostare a destra il bipolarismo italiano, io su questo voglio essere sempre molto preciso. A me non interessa affatto quello che succede all'interno del PDL, mi può interessare come osservatore perché comunque può accadere qualcosa a seconda dei loro movimenti. Io voglio evitare a tutti i costi che ci sia Monti di nuovo sulla nostra strada negli anni a venire. Non mi interessa dire tu perché hai votato Monti, voglio evitare che tu rivoti Monti. E allora devo spostarli di qua e devo fare una battaglia politica per condizionare questo dibattito all'interno del Quindi, PDL. nel caso lei appoggiasse la Meloni, questa cosa escluderebbe una sua eventuale candidatura alle politiche?
poi dipende anche dall'esito del voto, ovviamente. Ma io sono un convinto bipolarista, e se quando ho fatto il terzo polista non è stato per vocazione, ma perché spinto fuori dalla coalizione. Io voglio un centrodestra in cui conti il voto, l'ultimo voto dell'ultimo elettore dell'ultimo paese, perché devono contare tutti i cittadini nel maggioritario per battere la sinistra. Ma non mi basta lo slogan battere la sinistra, cioè battere la sinistra governando meglio dalla sinistra, se no gli elettori ci condannano nell'eternità all'opposizione. Senta, Giuliana Vanni scrive: è vero che vuole candidarsi alla regione Lazio e che per questo si è dimesso dal consiglio comunale dopo aver cumulato per 3 anni questa carica con quella di consigliere regionale, e seconda domanda: quanto ha guadagnato in tutto questo tempo? L'incarico di consigliere comunale era gratuito, perché con la legge Tremonti il doppio mandato ne fa pagare uno solo, e guadagnavo lo stipendio da consigliere regionale. Sono stato consigliere comunale non perché c'è stata una concessione generosa da parte di qualche sovrano, ma è stato il popolo sovrano a votarmi. Poi a un certo punto mi sono reso conto che non riuscivo più a reggere il doppio incarico, ho deciso di lasciarlo, anche se poi chi è venuto dopo di me non sta nel mio partito, pazienza. Ho fatto un atto, diciamo, molto generoso, e ho deciso non per la candidatura alla regione. La candidatura alla regione dipende da una serie di questioni. Io ho bisogno di avere tempo per organizzare la campagna elettorale del mio partito, e poi bisogna vedere quali sono le condizioni, perché se il PDL pensa che io gli salvo la pelle in regione mentre loro fanno la pelle con la legge elettorale al mio partito, si sbagliano. Non vendo il diritto all'identità della destra per un assessorato in regione, questo deve essere molto chiaro. Ma questo è il 9 dicembre, la manifestazione romana che faremo, credo di dovrò dire con grande chiarezza. Spero che entro allora si abbia un chiarimento sulla legge elettorale, perché siamo indisponibili ad assecondare un colpo di Stato, perché è quello che si sta preparando all'insaputa di tutti. Io so 20 secondi su questo. Sulla legge elettorale? Sulla legge elettorale, se passa il disegno Malan o qualcosa del genere, che punta a dare un premio a chi vince ma non convince, perché questa è la struttura, te lo do non di coalizione ma di partito se non sei capace di fare una coalizione, in più alzo lo sbarramento per impedire a chi sta fuori di entrare dentro, cioè riduci la democrazia. È una legge nuova per un Parlamento che si scioglie il 15 gennaio, se si deve votare il 15 marzo, quindi noi tra Natale e Capodanno dobbiamo raccogliere le firme, le candidature, le nuove liste, e il Presidente della Repubblica sta zitto su questa storia. E io credo che nessuno si possa permettere di stare zitto su questa vicenda. È un vero e proprio colpo di Stato, ma ve lo anticipo, ma lo scriverò con dovizia di particolari domani sul mio giornale. A proposito di sbarramento, quanto vale oggi la destra secondo lei? Guardi, la destra io credo che sia attorno al 3% in questo momento. Quindi non sareste fuori? No, saremmo fuori se siamo in coalizione. Se la legge Malan passa, io comunque la guerra la faccio, e credo che sia più facile prendere il 5 fuori coalizione che una cifra minore all'interno. Io l'ho detto con chiarezza anche ad Alfano, il cosiddetto Porcellum, che alla fine diventa meglio di quello che stanno preparando, perché quello che stanno preparando ha l'illusione di far scegliere i parlamentari, non è vero. Aveva un incentivo a stare in coalizione perché lo sbarramento ha ridotto della metà. Se lo sbarramento passa dal 5 al 4, è una tassa a una coalizione, non è un incentivo, allora preferisco fare la battaglia sul diritto di tribuna. Mi costerà molti seggi in meno rispetto a quello che avrei con un proporzionale puro, ma c'entro con la mia bandiera. Questa credo sia la battaglia di democrazia. Senta, Luisa Spilla le chiede: è giusto votare con l'Election Day a marzo? Consigliere della Regione Lazio, li paghiamo tutti i giorni, anche adesso che non fanno niente. Diciamo, a me dire che non faccio niente è improprio, perché c'è una vitaccia, però è chiaro che questo problema io l'ho sollevato anche all'interno della maggioranza, l'ho detto anche pubblicamente. La nostra è l'unica forza politica del centrodestra che ha governato la Regione che ha chiesto di votare il 16 dicembre, è noto, è pubblico. Il problema non è il risparmio sullo stipendio dei consiglieri regionali, perché se si vota arrivano gli altri, che non è che vengono gratis. Comunque ci sarebbe un consigliere regionale che guadagna lo stipendio. È evidente che anch'io provo disagio da questo punto di vista. Devo rivendicare a me e alla mia forza politica, insieme a Roberto Buonasorte, fummo gli unici consiglieri regionali a presentare a febbraio, mesi prima che esplodesse lo scandalo che abbiamo conosciuto, la legge per dimezzare costi e stipendi della politica,
nessun giornale ne ha dato notizia per poter fare una campagna per farla approvare. Senta, rimanendo sempre nell'ambito delle politiche, è arrivata una domanda di Luca Violi che le chiede: cosa pensa dell'accordo con la fiamma tricolore di Luca Romagnoli alle elezioni politiche? Nel 2008 il 2,4% fu un ottimo risultato, è riproponibile? Io ho parlato più volte in questi anni con Romagnoli. Noi dobbiamo costruire una destra che abbia anche un po' il senso della novità. Io vorrei dagli elettori un mandato costituente, una volta che la destra l'abbiamo riportata in Parlamento, a costruire una cosa nuova a destra dello schieramento politico, che non sia una cosa grigia, fatta con i vecchi schemi, idee, identità e innovazione. Avere cioè la possibilità di parlare al paese un linguaggio che faccia capire che cos'è la destra della sovranità. Ma la destra che immaginare cos'è? Il vecchio MIS? La no. Destra sociale? Cos'è? Sicuramente c'è molto sociale, è la destra della sovranità. Ma che quella che descrive, quello che descrive molto meglio di me Marcello Veneziani ogni volta che ne parla è quello che sta in questo manuale. Lo facciamo vedere, il manuale della sovranità lo si trova anche su Google, il motore di ricerca lo dà al primo posto. Significa mettere in discussione assetti proposti e imposti dal cosiddetto pensiero unico. Sovranità politica è quella che pretende che siano gli italiani a decidere chi fa un governo e non la banda centrale europea. È rimettere in discussione il diritto dello Stato a stampare moneta. È rimettere in discussione il diritto dello Stato ad avere la propria banca. E mettere in discussione la formula della partecipazione dei lavoratori agli utili alla gestione delle aziende, e mettere in discussione la prevalenza in tempi di povertà per gli italiani, dei diritti degli italiani rispetto agli stranieri ad accedere ai servizi sociali. Cioè è una forma di destra che ha una sua identità e parla nel tempo odierno e dice le cose che deve dire. Vede, mi è stata fatta una domanda sulla regione. Sono andato a scartabellare un po' di dati sulla mia presidenza, il PIL dall'epoca. Nel 2000 noi eravamo... Presidenza della regione. Nel 2000 eravamo la seconda regione d'Italia, anche adesso come creazione di ricchezza, con una piccola differenza. Erano gli stranieri ad andare alla Caritas. Oggi, 13 anni dopo, sono gli italiani che fanno la fila alla Caritas. Ma che colpa degli stranieri questo? Non sto dicendo questo, non l'ho mai detto. Io sostengo che se lo straniero viene in Italia è perché ha fame, non per divertimento o per turismo. Se viene in Italia chiede il pane, e quando un paese è ricco, opulento, l'Occidente, è normale che dia il pane. Il problema è che 13 anni dopo il pane che diamo allo straniero lo sottraiamo ai nostri figli, perché oggi c'è questo problema. E se i nostri figli non hanno diritto ad andare all'asilo nido o alla scuola materna perché arriva prima lo straniero, se non hanno diritto alle loro famiglie ad andare nelle case popolari perché arrivano prima gli stranieri, lì si crea il razzismo, la guerra tra poveri. Ecco perché credo che la preferenza nazionale, cioè la prevalenza della nazionalità italiana nell'accesso ai servizi sociali, debba diventare la nuova battaglia civile della destra italiana. Senta, sul Porcellum ha fatto anche una domanda, voglio citarla, Gianluca Sembrini, ma lei ha già risposto. E volevo farle vedere una clip che abbiamo preparato su... Io sul Porcellum sono stato firmatario del referendum abrogativo, perché voglio una legge migliore del Porcellum. Se mi fanno una legge peggiore preferisco il Porcellum. Più invece il Porcellum. Ma non c'è dubbio, perché tutti dicono un'ipocrisia c'è. Anzi due. La prima è... Vogliamo sapere la sera della domenica chi ha vinto l'elezione e chi governa. Il Porcellum te lo fa fare, poi se fai i partiti sbagliati è un problema tuo, non della legge elettorale. I comportamenti politici non dipendono dalla legge elettorale. Qui si vuole una legge elettorale che col 30% ti fa governare 5 anni, non è possibile. Poi si dice la seconda ipocrisia, vogliamo che i cittadini eleggano deputati e senatori. La legge Malan non consente questo. La legge Malan dice... che quando eleggi un deputato parte dal listino bloccato. Siccome i partiti medi piccoli eleggono un deputato a circoscrizione, se va bene saranno tutti bloccati. I partiti grandi eleggeranno un deputato con listino bloccato e un deputato a preferenze. Il 10% dei deputati sarà eletto dai cittadini italiani. È un imbroglio. Vediamo questa clip di un suo comizio del marzo scorso. Basta con i ragazzi dell'83. Quelli che da 30 anni stanno in Parlamento e non hanno fatto nulla per la nostra patria. Fini, Casini, Rutelli.
Due cose mi colpiscono di questo comizio, che sembra Peppe Grillo. Allora, Grillo ha copiato da lei o lei ha copiato da Grillo? Ma guardi, anzitutto parliamo di un comizio e rivedendolo oggi vedo un aspetto positivo, sono dimagrito 10 kg, insomma, questo è positivo. Da marzo? Da marzo, sì, fa una bella dieta. Ma al di là delle battute, erano 20.000 persone in piazza e sfido qualunque, lei mi chiedeva prima dei sondaggi, sfido qualunque partito a cui si vorrebbe dare l'1, 2, 3% a portare 20.000 persone in piazza come abbiamo fatto noi. Insomma è stata una manifestazione imponente, era contro il governo Monti. Questo passaggio non è grillino, è legato a una critica alla partitocrazia che affonda i Maranini, le sue radici. Vede, io sono stato 8 anni in Parlamento e sembra un'eternità. Questi ci stanno da 30 anni, non hanno fatto niente per l'Italia e vogliono continuare a starci. Sono quelli che vogliono l'abolizione dei vitalizi perché loro non avranno necessità della pensione perché ci vogliono morire in Parlamento. Ma è mai possibile che non ti puoi dedicare alla politica anche dal territorio, ma in comune, per regione o con un giornale, quello che sto facendo anch'io? Devi per forza essere lì? Allora, io vorrei che ognuno di loro spiegasse che cosa succede alla patria se loro non stanno in Parlamento. Io credo che secondo me che sono un cultore del giovanilismo, perché poi io l'ho visto anche in regione, insomma i giovani, ho visto Fiorito, Paruccio, no? Sotto i 40 anni, quell'altro che faceva le feste all'antica Roma, insomma non è detto che la giovane età corrisponda a una buona politica, si tratta di mettere persone serie e competenti, punto. Questa ma come è stato possibile il caso Fiorito secondo lei? Beh, c'è stata, è che la politica è molto cambiata. Guardi, le faccio fare, non so se è una risata, ma è una amara considerazione. Stavo in un paese della provincia di Roma qualche sera fa, ero un po' stanco, mi sono fermato al bar a prendere una cosa da bere, mi si è fermato un vecchietto di quelli che vediamo nei film di Capannella in bianco e nero con la nazionale in bocca. E mi fa, dice, onore, guardi che non mica va bene così. Io sono votato ADC, qua mo si ruba, perché prima non si rubava? Ho detto sì. Ma quelli rubavano loro e facevano mangiare pure a noi altri. Qua la politica ruba solo per sé. Questa è un'immagine devastante. La politica non deve mai rubare né per sé né per gli altri. Però non è pensabile che possa passare impunito. Questo sa perché io ce l'ho con Fini. Ci si sorrideva sulla casa di Monte Carlo. Ma che differenza c'è? È una comunità. Poi il codice penale ti salva. Vabbè, d'accordo. E siamo in causa civile. Però non è mica giusto che la casa che viene donata per la mia battaglia va a finire a tuo cognato. Senta, tornando, Cesare Calvi le chiede cosa pensa di Grillo. Io credo che al contrario di tutti quelli che fanno politica, Grillo va rispettato e vanno rispettati gli elettori che lo votano. Poi bisogna dire a quegli elettori che è una scelta sbagliata e si può fare una scelta più seria, che è quella di una forza politica che ha rifiutato il compromesso. Io credo di non dire una bugia se affermo che probabilmente se avessi accettato 5 anni fa il compromesso, cioè sciogliere la destra e candidarmi col PDL, sarei stato ministro in questi anni. Male che va presidente di commissione, male che va capogruppo, avrei avuto un ruolo di primazia, no? nel PDL. Però non l'ho potuto fare perché credo che le mie idee sono più forti della mia poltrona, sono più importanti. Allora abbiamo accettato di stare fuori dal Parlamento. Io quando firmai l'accettazione di candidare al Senato sapevo che ero un ex senatore, dovevo prendere l'8%, ma quando mai? Però la feci questa battaglia, l'abbiamo fatta, siamo stati 5 anni fuori dal Parlamento, oggi vedo 1000 anime morte costrette a obbedire al governo dei tecnici, ai ministri tassassini, quelli che con le tasse hanno provocato tanti morti. Io sono felice di stare fuori, se riesco a rientrarci sono contento, ma non è una tragedia per me. A me è importante poter guardare in faccia i cittadini senza potersi vergognare. Senta, c'è questa domanda, ero di destra fino a Storace? Scrive Giuseppe Bisogni, da quando c'era Michelini ho continuato fino a Fini, votando anche Gasparri, Storace, ma quella era destra, basata sull'onore, la famiglia, la giustizia, la patria, l'iniziativa privata, l'antimafia, ero il resto fiero di quella destra, con tutti i suoi difetti. La destra dell'onorevole Storace, Gasparri, è stata quella dell'appoggio al più grande statista degli ultimi 150 anni, delle 27 leggi ad personam. È male informato però, insomma. Perché? Perché io e Gasparri non militiamo nello stesso partito, sì, ma non siamo nemmeno nella stessa Camera, diciamo. Siamo stati parlando alleati di Berlusconi per lungo tempo. Ci arrivo. Sono stato col mio partito e sono fiero di aver contribuito a dar vita alla destra di governo.
non so se lui preferiva un governo Occhetto, io no. E abbiamo fatto questa battaglia politica. Poi l'errore che hanno commesso Gasparri e compagnia è di non avere mai un limite, un freno. E sono andati scivolando via via nel PDL secondo Fini. E cosa si vuole da noi? Io ci vorrei parlare con Giuseppe. Ma ti rendi conto che a noi il senso dell'onore, è proprio il senso dell'onore che ci ha portato poi al Parlamento. Ma il berlusconismo non vi ha corrotto, tra virgolette, culturalmente? Cioè l'alterità della destra, cioè, oggi non è smarrita. Non c'è dubbio che su questo la riflessione seria va fatta, però Berlusconi, quando è accusato da Fini di essere stato un corruttore, ci deve dire Fini se negli strumenti della corruzione c'era anche la seggiola di Montecitorio, la prima. Perché io posso dire, se c'era questo tentativo io me ne sono liberato. Conservo un buon rapporto personale col Cavaliere, quando serve ci si vede, ma questo non riguarda affatto il don't des. Io voglio poter dire in Parlamento le cose che penso io, non le cose che penso gli ma altri. Ma è diversissimo da Berlusconi, perché questa attrazione? Perché io credo nel bipolarismo, credo nel bipolarismo e ho bisogno di capire, per affermare le mie idee, qual è il veicolo migliore. Il veicolo migliore per governare questo paese, e credo che è difficile pensare che io possa allearmi con Vendola, diciamo. Senta, Davide Russo ha appena scaricato il manuale della sovranità e dice, come primo punto è riportato il ritorno alla lira. Ma davvero ritenete che si possa tornare alla lira? Parliamo della doppia circolazione monetaria in una fase transitoria. Allora, io vorrei che fosse chiara una cosa, qui non c'è una formazione politica anti-europeista. Noi neghiamo fondamento a questa Europa. Ricordo, avevo 20 anni, sfilavo per Roma, avevo più capelli e meno chili, per l'Europa Nazione. L'Europa Nazione è cos'era? Un grande Stato, una federazione, che poi si esprimesse con una bandiera, con una Costituzione, con una moneta. Qui è il contrario, è la moneta da cui discende lo Stato e non va bene. Contesto che l'Europa sia una moneta, io voglio un'Europa politica. Ecco perché dico, l'euro deve essere un punto di arrivo, non un punto di partenza. La sua critica a Monti è stata feroce. Io ricordo anche che una volta l'ha definito Bin Laden. Ma Monti... Sì, era quel comizio, sì. Sì, voglio dire, però Monti non esprime anche molte, come dire, molte opzioni culturali nelle quali dovreste credere anche voi, la lotta all'evasione, la serietà, il merito, il senso dello Stato. Beh, il merito non lo vedo in Monti. Perché? Se vedo la sua compagine, diciamo, sono tra i peggiori professori tecnici che possa avere questo paese. La serietà come l'onestà, io credo che debbano essere dei prerequisiti in politica, non può essere appannaggio di una parte, dovrebbero essere tutti seri e onesti. Non c'è un programma politico di Monti, c'è un programma di esecuzione delle volontà della signora Merkel e della Banca Centrale Europea, punto. Io con questa gente non ho nulla a che spartire. Secondo lei ci sarà il Monti bis? Ci sarà se prevarrà una legge elettorale antibipolare. Se la cambiano è per fare questa roba qui. Anche qui non è un endorsement, però ha detto una cosa importante proprio a Milano la Meloni, non è stata colta dai giornali e in una sfida così importante le sfumature contano. Ha detto non basta dire non voglio il Monti bis, bisogna anche evitare una legge elettorale che lo scodelli agli italiani in Monti bis. Questo credo che sia la questione. Se vuoi fare una legge elettorale per far governare chi non ha la maggioranza, stai preparando quello. Vede, col maggioritario è sufficiente un voto in più dell'avversario per governare. Col proporzionale ci si può accontentare di milioni di voti in meno. Le chiedo, scrive Davide Martinez, se ci sono ancora margini per riproporre quelle coordinate di eticità e lealtà di una volta, o se dobbiamo rifugiarci magari con orgoglio e sterile passione a quella destra culturale guidata coraggiosamente da Veneziani, Salinas, Buttafuoco. Questi tre intellettuali, secondo lei, sono delusi dal PDL? Io ho un ottimo rapporto con, soprattutto con Veneziani e Buttafuoco. Salinas, non so, ogni tanto mi dà qualche frecciatina, però forse perché ci sentiamo poco. Però non ce l'ho con lui, insomma, non mi offendo. A me, quando la cultura intinge la penna nel veleno e ti dipinge, evidentemente hai sbagliato qualcosa. Seguo Veneziani con grande attenzione, credo di essere ricambiato nella stima,
anche se mi dispiace che non voglia impegnarsi direttamente nella politicaccia, resta un grande esponente della cultura di destra. Se lui volesse candidarsi alle politiche come capolista in tutta Italia al posto mio, io in un minuto accetterei lo scambio, non c'è dubbio, perché credo che raffiguri la cultura di destra di cui c'è bisogno. Lei faceva la domanda su Berlusconi prima, quello che è mancato non è che c'è stata l'assuefazione al pensiero berlusconiano, non c'è stata l'elevazione a capitale politico della cultura di destra, questo è quello che è mancato. Allora è chiaro che tutto è stato drive-in, c'era bisogno anche delle grandi figure con cui la destra si è formata, cioè il pantheon della destra è mancato. Senta, cambiato conveniente discorso, come valuta le primarie di centrosinistra? La Mussolini ieri ha detto rosicato quando ho visto Sky. Sono appassionati, non c'è dubbio, è la prima volta questa, le altre sono state finte, diciamo, no? Le altre sono state più parate. Quando è stato Veltroni, quando è stato Prodi, non c'è un avversario questa volta. Questa è una gara vera. È una gara vera. Cioè, e secondo lei come finirà? Attenzione. Ma credo che vincerà Bersani. È stato anche coraggioso Bersani, questo va detto, perché ha accettato non solo primaria aperta ad altri partiti, ma anche a più candidati al suo partito. Non si trova facilmente. È il contrario di quello che è successo in PDL. PDL c'è stata la fortezza. Guai a candidato, vietata ai minori si diceva al cinema, vietata agli estranei nel PDL. Questo mi è molto dispiaciuto, te lo voglio dire con grande chiarezza, perché insomma si poteva anche ragionarne e poi arrivare alla stessa conclusione, però non devi dare l'idea di escludere. Adesso mi fa un po' sorridere quando dicono vogliono fare le primarie nazionali e regionali insieme, no? E che dica ai miei elettori, quelle regionali di coalizione puoi prendere il biglietto, quelle nazionali no, cioè sono di serie B. Mai far consigliere agli elettori di serie B. Senti, Renzi la convince? No, Renzi io lo considero un chiacchierone, basta. Perché? Dice cose interessanti, ma francamente, vede, a me ha molto colpito con tutto quello che... Anche lui però ha mostrato molto coraggio, Non c'è dubbio che coraggio, però insomma il coraggio della chiacchiera, strillare non ci vuole niente. Vede, è una cosa sola, io, dal suo punto di vista, dal mio, se butta fuori D'Alema, problema loro. Mettere in discussione una storia io contesto. Se qualcuno avesse osato dirmi, se fosse stato in vita, Almirante non si deve più candidare, ma io dico, ma come ti permetti? Cioè questi assistono passivamente alla distruzione dei loro miti. Noi lo possiamo dire di loro, che lo dicano in casa loro è devastante. È veramente devastante, perché vuol dire che metti in discussione tutta una storia. Poi non mi commuovo, anche perché, mi consente una battuta, poi è vero che comunque, non dico 30 anni, ma 20 anni di Parlamento sono sufficienti. Duce ha durato 22 anni in questo paese, in democrazia può durare pure meno di un giorno del Duce. Lo sai che Guido 40 una volta ha detto che lei assomiglia al Duce? No, Guido 40 c'ha tanta fantasia, eccessiva, diciamo. Mi fa piacere questo accostamento? Perché insomma sarebbe una presunzione sconfinata dire una cosa del genere da parte mia, ed è sbagliata insomma. Per come si atteggia. Poi si offende la nipote, no? Perché dobbiamo dare l'altro colore che è impegnata a raccogliere firme, speriamo vere, per le primarie. Comunque lei pensa che ancora questa, le cose che mi ha detto adesso sull'identità, la destra, insomma, sono tipiche di un mondo che sembra passato. Oggi uno dei dati più importanti del mondo politico è che le ideologie si sono sfarinate. E qual è la conseguenza? Guardi un po'. No, la conseguenza è Grillo. Prima Repubblica, come si votava? Democristiani, comunisti, socialisti e fascisti, la faccio insomma greve. Seconda Repubblica, prevale il dato economico, partite IVA, popolo, lavoratori dipendenti. Terza Repubblica, oggi, quelli che facevano votare per appartenenza ideologica la negano. Io mai stato fascista, io mai stato comunista. Ogni tanto si buca fuori qualche democristiano, ma non quella di Cillei. Poi quelli che hanno chiesto voti per il lavoro o per le partite IVA tradiscono il lavoro con l'articolo 18 e le partite IVA col governo delle tasse, e ci credo che votano per Grillo. È la conseguenza di un atteggiamento di tradimento della parola il voto a Grillo. Il modello è Marine Le Pen? Beh, affascinante.
È affascinante. Beh, diciamo, la donna, insomma, è un sistema elettorale che non dà spazio a chi non fa parte delle congreghe tradizionali. Riuscire a prendere il 20% dei voti, ragazzi, vuol dire che la pancia del paese ribolle, cioè ha un sentimento verso una Francia che non sia condizionabile dai soliti poteri. Poi su alcune questioni la pensiamo uguale, su altre no, però insomma credo che sia una donna di straordinario valore, io la stimo molto. A proposito di queste cose che stiamo dicendo, Fabrizio Di Dona le chiede: onorevole Storace, Montanelli asseriva che gli italiani purtroppo non sanno andare a destra senza finire nel manganello, lei che ne pensa? Diciamo, ho 53 anni, discreta calvizie, l'estremismo non ci può appartenere. Senta, tornando un attimo no, restiamo in tema, la Santanchè è stata una delusione per lei? Infinita, perché ha preso in giro 1 milione di persone che le avevano portato in dote. Ricordiamo, la Santanchè è stata candidata a premier della destra nel 2008. Lo feci con un... lo posso perché dire? La Santanchè a un certo punto se ne va? Non le dico... permetta di risponderle un secondo prima perché l'abbiamo candidata premier. Non solo perché era un personaggio che comunque poteva fare scena, bucare, una partita disperata, ma anche perché in quell'epoca si candidarono i segretari dei partiti alla premiership. Io non lo feci perché avevo questo maledetto Lazio Gate in mezzo alle scarpe. Da cui è stato assolto in appello. E io non potevo fare un corso di formazione a centinaia di migliaia di militanti di tutto il paese per spiegare che non ero il delinquente che credeva qualcuno. Poi 7 anni dopo è arrivata questa soluzione, ne sono contento. Però io ho passato un calvario vero, non ho visto le prime pagine di Vendola dedicate a me con la soluzione in 7 giorni, non in 7 anni. Eppure candidammo allora la Santanchè. La delusione qual è stata? E lo dimostrano i sondaggi di queste settimane. I voti, quelli di allora, sono questi, anzi è qualcosa di più. Ma allora perché tradire una comunità per fare subito il sottosegretario? Noi l'avemmo posto al governo con il nostro Musumeci dopo aver contribuito a vincere le regionali, cioè un patto suggellato dal popolo. Abbiamo fatto un patto di palazzo, vinciamo le regionali e poi ci pensiamo. Abbiamo determinato la vittoria a Lazio, Piemonte e Campania, e quindi in Campania partecipammo, non determinammo, ma Lazio e Piemonte la determinammo, e il centrodestra disse: abbiamo fatto questa battaglia insieme l'abbiamo vinta, il popolo ci ha premiato, è giusto che voi entrate al governo. Poteva avere un po' di pazienza. Invece, perché Santa torna ad Arcore? E gli va a capire perché questa storia di stare lontana dal potere evidentemente la infastidiva. Io sono, anche qui l'analogia con un pensiero che ha espresso proprio a Milano la Meloni, ha detto: non è che si deve stare al potere a tutti i costi, bisogna prima rappresentare e poi tentare di vincere la sfida del governo con la propria rappresentanza. E questo è il pensiero nostro, è sovranità. Senta, andiamo su temi un po' più sociali. Lei una volta ha detto: io bloccherei i flussi di immigrati per 5 anni. Ma lo ritiene possibile nel 2012 una cosa del genere? Io credo che dobbiamo porci il problema di capire sto paese poi che fine fa, no? Perché questa tiritera sugli italiani che non fanno i mestieri è perché gli paghi 2 soldi. Se tu sfrutti le persone, è evidente che non lo fa chi non vuole essere sfruttato quel lavoro. A me la cosa che più mi preoccupa in queste settimane, mi capita soprattutto da quando ho aperto il giornale, forse sicuramente in maniera più copiosa capiterà anche a voi, ricevo tante lettere di ragazzi che vogliono andare all'estero. Era tanto tempo che non mi capitava. Beh, questo è un fenomeno, ahimè, non da oggi. Si è accentuato. Sì, certo. Io nella mia vita politica ho sempre ricevuto tantissime lettere. Sono almeno 15 anni che i giovani italiani vanno all'estero. No, io c'è un flusso consistente, non vorrei che i prossimi dati statistici ce lo confermino, di gente che se ne vuole andare perché qui non trova la fortuna. Guardi, io credo che è una riflessione che dovremmo fare in maniera molto più approfondita, perché sta diventato un fenomeno di massa. Senta, Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, scrive: in Parlamento è stata bloccata per 2 volte la discussione di una legge anti-omofobia. Cosa ne pensa? Non crede che ci sia bisogno anche in Italia, come avviene nel resto d'Europa, di norme anti-omofobia? Guardi, Fabrizio Marrazzo probabilmente non sa che io non sto in Parlamento. Magari si informi, perché in questo paese c'è stata la destrofobia, per cui dovevamo stare fuori.
grazie alle campagne anche di gente come lui, e quindi insomma su questa questione io penso che avrei votato come la maggioranza del Parlamento, ma non per omofobia. Io non discuto il diritto alla sfera affettiva delle persone, contesto che possa essere un modello sociale. Tu ti puoi amare con una persona del tuo sesso e ci mancherebbe altro, nessuno gli deve dare fastidio. Però pensare che tu possa adottare un bambino che ha diritto a chiamare il papà papà e la mamma mamma, penso che sia una di quelle cose che non sono disponibili al negoziato politico, fa parte del diritto naturale. Per me questa è immorale, è qualcosa di profondamente morale, quello che dico io, e che non può essere messo in discussione. Istituire un aggravante del reato di omofobia, io penso che sia un altro errore politico, perché se allora aggredire una donna sarà meno grave, una donna insomma non per pratiche diciamo legate all'omosessualità femminile, sarà meno grave, io non credo. Tu devi punire chi aggredisce una persona, l'aggravante non riesco a capire perché solo in questo caso. Senta, faccio una discussione giuridica, non mi pongo il problema che se si fa o non si fa, non si deve fare, punto e basta. L'aggressione a una persona per gusti sessuali, per scelte sessuali o condizioni sessuali, così non ci offende nessuno. Senta, Roberto Tomassi le chiede, vorrebbe l'onorevole Storace spiegare come si concilia il suo ruolo di consigliere comunale con l'abitudine sua e del suo partito di invadere sistematicamente la città con manifesti abusivi. Io non sono consigliere comunale, i manifesti li affiggiamo, se sono abusivi non lo stabilisce una persona che scrive questa lettera, lo stabilirà il comune che farà la multa. Quando riceverò le multe le pagherò se sono abusivi. Noi i manifesti li facciamo affiggere, talvolta ai nostri militanti, talvolta a cooperative che affiggono questi manifesti e li mettono. Io credo, ogni tanto le leggo anche sui social network queste polemiche, perché io li frequento personalmente, sono su Facebook, Twitter. Bisogna stare attenti a questa polemica che distrae molto. Io non ho spazi per far sapere alla gente la mia posizione. Io vi ringrazio molto per questo spazio che è importante, è casuale. La RAI, Mediaset, i giornali. Se io non avessi affisso, almeno a Roma, perché non ho i soldi per farlo in tutta Italia, i manifesti un po' strani sulla mia assoluzione, è difficile che un imputato assolto faccia un manifesto, i cittadini lo avrebbero saputo. Ma perché affiggerli abusivamente? Perché ci stanno gli spazi, dove stanno? Gli spazi legali. Ora non ho i quattrini che hanno i partiti tradizionali, non ho gli spazi televisivi che hanno, ho la rete, la uso molto, e però non basta, perché non tutti i cittadini stanno in rete. Allora, il diritto di far sapere delle cose, allora bisogna battersi contro la censura, non contro chi affigge manifesti, perché la questione di democrazia può dar fastidio a un manifesto, ma danneggia enormemente la democrazia e la censura. Quel cittadino mi faccia sapere se sa qual è la nostra posizione. Lui addirittura ha scritto che io sto in consiglio comunale, non è vero nemmeno questo, non era informato. Devo fare un manifesto per dire che mi sono dimesso dal comune? Senta, lei 15 anni fa era epuratore, il grande fustigatore, è passato tanto tempo. Lei pensa di avere ancora quello spirito o crede che nell'immaginario collettivo anche lei in qualche modo adesso faccia parte della casta? Ma non c'è dubbio che il rischio che corre è quello. Io incontro persone o rispondo a persone che mi scrivono sempre: ah, buttate giù il governo Monti. E gli devo spiegare che non sto in Parlamento. Due, mi incontro persone che credono che io sia da 20 anni in Parlamento. Io faccio politica, ma in 8 anni ho stato in Parlamento. Poi i cittadini una volta mi hanno voluto, la volta successiva no, credo anche per presunto scandalo che 7 anni dopo non era tale, penso che alla guida della regione. Non è che la passione politica la puoi comprimere, devi esercitarla in maniera degna, e credo che su questo pochi possano mettere in discussione il mio aver esercitato in maniera degna l'attività politica. Io non so se posso raccontare un episodio che riguarda la presunta appartenenza a una casta. Lei sa che sono stato 5 anni Presidente della Regione. Contemporaneamente a me
fu presidente di regione Totò Cuffaro, Sicilia. Io ho una moglie siciliana, da 30 anni vado giù in questa terra che amo, e ovviamente ho avuto anche occasione di frequentare il presidente Cuffaro al di fuori della conferenza delle regioni. Mi ha colpito questa vicenda, per la quale oggi sconta la pena con grande dignità, lo voglio dire, anche se è un avversario politico. Ricordo sempre che il nostro Musumeci fu quello che uscì dall'Alleanza Nazionale proprio in contrapposizione alla scelta di Fini di poter candidare Cuffaro. Però poi c'è il diritto alla rieducazione del condannato, lo stabilisce la Costituzione, e tempo addietro, dopo un anno che era andato in carcere, parlando con mia moglie, che sa, vado a trovare Totò, da consigliere regionale si può fare. Andare. Quindi andare a Rebibbia. Andare a Rebibbia, a trovare Cuffaro, parlarci, capire insomma anche come stava, è un atto di, diciamo, di quella solidarietà umana, ormai politica. Mi colpì molto che era proprio dopo la manifestazione che avete fatto vedere voi di marzo. Come l'ha trovato? Beh, insomma, mi ha potuto ricevere nel corridoio del carcere, non nella cella, anche questo è sintomatico, no? Non voglio far vedere il giaciglio, poi io pretesi, fammi vedere dove dormi. E insomma, colpisce che questo uomo, che è stato un imperatore, perché è governato dalla Sicilia, insomma, è un personaggio potente, aveva di fronte a questo giaciglio, dove stavo con quattro persone, l'immagine, un disegnino della Trinacria, mi colpì, io dalla Sicilia sono affezionato, e insomma, parlavo e lui mi disse: ma complimenti per la manifestazione. E se tu che ne sai? E allora la radio, la televisione, qui arrivano notizie, quindi era uno che segue ancora la politica, sapeva dei 20.000 che avevano marciato su Roma, anzi per Roma, se no ci fate il titolo. Ebbene, mi disse: però certo è stato a fare le leggi. E io disse: no, guarda, che leggi, mica. Ah, già tu sei all'opposizione? No, io non ci sono proprio. E questa cosa mi colpì. Cuffaro pensa che io sia in Parlamento, è una cosa che mi fa ribellare, perché noi abbiamo esercitato il diritto alla protesta, alla rinuncia, abbiamo detto no al compromesso col potere, e questa informazione, chiedo scusa, di merda, non fa sapere ai cittadini la verità. Noi abbiamo detto di no a fare i ministri, a fare i deputati e a fare i senatori, esigiamo rispetto per le nostre storie. Va bene. Grazie a Francesco Storace per essere stato qui, e grazie agli ascoltatori per averci seguito. Alla prossima.